Tiziana, Carmelina e Antonietta dell'associazione Rainbow Speed di San Pietro in Valle, Notte Arancione, nel cuore del paese, anche le frazioni paesi vicini. Questa sera San Pietro in Valle cosa ha portato? La polenta, la classica polenta con i cicori, diciamo, con la carne di maiale a pezzetti e con i peperoni all'aceto. La polenta anche perché la frazione appunto di San Pietro vanta una importante, grande tradizione. Omaggiate il territorio con la sagra. La sagra della polenta, sì, il 14 agosto. Appuntamento a tutti per il 14 agosto a San Pietro in Valle per la sagra della polenta. Carmelina, come si fa la polenta a San Pietro in Valle? Si mette a bollire l'acqua, si mette il sale e poi la farina. Deve cuocere per più di un'ora. Ma i procedimenti non li sveliamo tutti e magari invitiamo i nostri amici che ci ascoltano da casa proprio a venirla a gustare a San Pietro in Valle. Certamente, venite numerosi, vi aspettiamo. Come trova la serata? Bene, grazie, tutto bene, tutto a posto. Da dove venite? Dall'Australia. Ah, benissimo, riscoprire i sapori della tradizione, cosa rappresenta? Molto, molto bene, molto bene, molto benissimo. Signora, che ne pensa di tutto questo? What do you think about this event? It's fantastic. It's a lovely little town. Sapori tipici e bellezze paesaggistiche. Cosa voler di più una serata estiva così? Molto bella qui, perché sono 40 anni fa sono stata qui e mi piace molto a ritornare alla mia terra dopo 40 anni. Certo. Rivederla in questo modo, che effetto fa? Contenta, agitata, emozionata, questa roba qua. Cosa le è piaciuto di più fino ad ora? Frosinone mi piace, veniamo sempre a Frosinone, mi piace, they're very friendly, the food is beautiful, I enjoy the atmosphere, it's lovely here, very good. E allora, buona serata. Grazie. Il piatto più buono fino ad ora, qual è stato? Ravioli, ricotta e spinaci. Da dove viene? Da Isernia. Venire a Frosinone, colori, sapori, profumi, che valore ha? È un paese stupendo e sono molto bravi ad attrarre turisti. Tornerà anche per le prossime feste in programma? Sicuramente tornerò, sì. Buona serata. Grazie. Carmine, ravioli, ricotta e spinaci e caciocavallo con miele e non solo, tante cose buone che rispecchiano la tradizione della cucina frosolonese. Allora, quest'anno abbiamo provato questo nuovo piatto frosolonese, i ravioli, in dialetto vengono chiamato Meccherun Arechine, e quest'anno è la prima volta che l'abbiamo provato e dalla gente sembra che va bene, piace alla gente. Caciocavallo è di nostra produzione e abbiamo avuto questa invenzione di farlo con il miele e poi facciamo i panini con il caciocavallo semplici, normali. Divertiti, stanchi, entusiasti? Sì, siamo stati 2 giorni di preparativi, belli intensi diciamo, e comunque ci siamo divertiti. Una bella occasione per riscoprire il territorio e i sapori locali con tutta la famiglia, come questa Notte Arancione a Frosinone. Bellissima. Da dove venite? Da Macchia Codena. Cosa le è piaciuto di più, signora, fino ad ora? La mozzarella. E poi la musica e i colori le piacciono? Sì, tanto. Come sono questi ravioli? Sono buoni. Da dove venite? Io da Guardia Reggia, lei di Frosinone. E la serata com'è? Vi sta piacendo? Vi state divertendo? Noi siamo appena arrivati, quindi... Deve ancora proseguire. Incontriamo Taren che viene dall'Inghilterra, Notte Arancione, un bel abito arancione, un bel piatto di ravioli che è stato appena finito. I ravioli come sono stati? I ravioli, è incredibile, è il meglio di mi mangiato quando sono qua, incredibile, grazie. Com'è la serata? Questa serata? Tutto è incredibile. Come sta andando questa Notte Arancione? Benissimo, siamo stati molto contenti, noi veniamo da Roma e siamo stati benissimo. La cosa più buona che ha mangiato, qual è stata? Beh, io ho mangiato il maiale arrosto, era molto buono. Lui ha mangiato la salsiccia, dice che era buono, perciò è andato tutto bene. E dopo la carne, i formaggi, la polenta, il vino con le pesche, dal signor Cosimo assaggiamo? Assaggiamo i cavatelli fatti col sugo con la carne di maiale e
cavatelli alla frosolonese. E poi le polpette cacio e uova. La tradizione del Molise oggi trionfa nella vostra bottega. Sì, ok, vi ringraziamo. Buona serata, buon appetito a tutti. Siamo con? Manna Elenia. Siamo a Frosolone e stasera abbiamo un bellissimo menù con delle pannocchie, le bruschette e vino con le percoche. Insomma, tutte pietanze estive e sapori da gustare un po' sull'aia. Questa sera lo riproponiamo nel cuore del centro storico del paese. Come sta andando? Molto bene, è una serata, come vedete, molto attiva. Insomma, le pannocchie le ha raccolte personalmente il nostro caro amico Enzo Cupiccio. Le ha raccolte lui in persona e le ha accolte lui in persona. Cose tutte casarecce, tutte fatte in casa. Alessandra Janiro, vicepresidente della Proloco di Frosolone, Notte Arancione, un percorso enogastronomico che si snoda nelle strade del centro storico, uno dei borghi più belli d'Italia, che unisce il gusto, il sapore del territorio alle bellezze paesaggistiche. Assolutamente sì, è una serata all'insegna della valorizzazione del borgo e delle nostre prelibatezze, dei prodotti della nostra terra. Oltre 20 espositori di Frosolone e non solo, addirittura anche dei paesi limitrofi che hanno portato le loro tipicità qui ad assaggiare al grande pubblico. Assolutamente, Frosolone è nel nostro cuore, però il Molise non è solo Frosolone, è anche tutti i paesi limitrofi, quindi perché non aprirci agli altri? Per l'occasione, giustamente, anche le perle del paese sono state esposte, il Museo dei Ferri Taglienti, il Museo del Costume. Sì, il Museo del Costume, così come quello dei Ferri Taglienti, contengono ricchezze molto grandi e che è bene portarle e conservarle per bene. Evviva Frosolone, la Notte Arancione, la sua storia, le sue tradizioni. Sempre. Sì.